Quindi la definizione numero due di paesaggio la devo ad Antonino Saggio, che è un professore di architettura di Roma, che dice: non è il paesaggio che esiste realmente, ma esiste solo un'interpretazione estetica del mondo che noi chiamiamo paesaggio. Grazie, buon appetito, oggi Antonino Saggio, professore di Roma, e questo è Il paesaggio è interpretazione, non è natura, non è territorio, non è materia. paesaggio che realmente esiste, ele esiste solo come una interpretazione estetica del mondo che a gente chiama paesaggio. La paesaggio è la interpretazione, non è natura, non è territorio, non è materia. E la interpretazione è una forma di conoscimento molto complessa, che è primariamente estetica. E qui poi rendo più corto la definizione, dicendo l'interpretazione è una forma di conoscenza complessa che appunto è prima estetica e poi, ma in maniera subordinata, anche scientifica, botanica, socio-economica, geologica, storica, eccetera. E al final, all'interpretazione è una forma di conoscenza complessa, che è primariamente estetica e più poi, ma solo di poi, ma di un jeito subordinato, è scientifica, è botanica, è sociologica, economica, geologica e molto mais, di poi, primariamente estetica. Ci sono poi dei ragionamenti che sarebbe adesso molto, molto complicato cercare di tradurre, che ci portano ad una terza definizione di paesaggio. Questa terza definizione dice che il paesaggio è un insieme significativo di caratteri, attenzione che voi sociosemiotici siete maestri qui, un insieme significativo di caratteri che in un luogo rappresentino valori condivisi di ogni soggetto, individuo o comunità, che a qualsiasi titolo ne sia partecipe responsabile. Quindi la terza definizione fala che la paesaggio è un conjunto significativo di caratteristiche che in un lugar queste caratteristiche rappresentano i valori condivisibili di un soggetto, di una personaggio, una pessoa in particolare o di una comunità che di qualche jeito partecipa e è responsabile di esse lugar. E questo ci porta alla definizione 4 che è più dettagliata, che Quindi, dice che il paesaggio è un bene comune di grande rilevanza sotto il profilo culturale, economico e sociale, che consiste in un insieme di caratteri materiali e immateriali percepito come unità semantica da parte di ogni individuo o comunità che qualsiasi titolo ne sia partecipe e responsabile. La quarta definizione è che la paesaggio è un bene comune di grande importanza sul profilo culturale, economico e sociale, che consiste in un conjunto di caratteristiche materiali e immateriali che sono percepite come una unità semantica per cada uno das pessoas ou comunidades que de qualquer jeito são parte da são responsáveis são têm uma participação E questo avviene in quanto vi si rappresenti una somma di valori condivisi, estetici e etici di conoscenza, che deriva dall'azione dei fattori umani, fattori naturali umani e dalle loro interrelazioni. Então,
a rappresentação de um conjunto de valores condivisíveis, estéticos, éticos e de conhecimento, que derivam da ação de fatores naturais e humanos e das relações entre eles. La definizione della Convenzione Europea del Paesaggio insiste molto, come dicevo, sul ruolo delle persone, siano esse singole o raggruppate in eventi, comunità, e quindi una definizione 5 vuol dire che il paesaggio è in quanto è percepito. Então, a convenção da paisagem tem esse foco na importância pessoal da pessoa, da comunidade, na participação de participação. E daí a quinta definição é que a paisagem é no sentido que é percebida. Uma definição che dà a questa percezione un colore, che dà una dimensione che a me piace molto, è la definizione 6, che il paesaggio è ciò che nell'habitat fa del rumore suono. Então, a sesta definizione tem a ver com a ideia do som, do ruído, e então a sexta definição é que a paisagem é o que no habitat faz virar o ruído e o som. Se noi cerchiamo una definizione di luogo, possiamo dire che il luogo è il qui rispetto all'altrove. E a definição de lugar é a ideia de aqui é a relação com no outro lugar. Questo non è poco, ma è meno, o è solo in parte, di definizione 7 del paesaggio, che è il come e il perché sono qui. Então, essa ideia de lugar, como aqui, é uma parte da definição número 7 da paisagem, que é como e porque eu estou aqui, é por isso que eu estou aqui. Noi lavorando sugli aspetti progettuali in relazione con la trasformazione dell'ambiente naturale urbano, diremo che il paesaggio è, in definizione 8, una qualità dell'habitat essenziale per l'evoluzione della società. E daí, para a gente que trabalha nos âmbitos projetuais do projeto, em relação então com a transformação do ambiente natural e urbano, e tem a oitava definição de paisagem, que é a paisagem é uma qualidade do hábitat essencial para a evolução de uma sociedade. Penso che sia importante anche sottolineare, definizione 9, che il paesaggio è la capacità di un determinato contesto, cioè di essere in funzione di quanto siano presenti in chi ne partecipa un'avanzata consapevolezza ad adeguata cultura progettuale, cioè riporta molto sulle persone che vivono un luogo. E daí, outra vez, tem um foco na participação das pessoas, na definição número 9, que fala que a paisagem é a capacidade de um contexto de ser paisagem em relação da presença das pessoas e da comunidade, no sentido da consciência e di una adeguata cultura progettuale. È una definizione bellissima che devo alla Claudia Meglia, all'Alessandro Oliveira. Il paesaggio è, definizione 10, un'emozione sempre diversa e in perenne movimento fra pratiche di vita e produzione di senso.
Questo è stato detto nel 2011 nei vostri studi sulla metropoli di San Paolo. In teoria ci c'è una bellissima definizione della paesaggio che è sulla metà di lì, a Luzio Oliveira, che è di Milonzi, ma di Machina Pucchi, che è la definizione di... che la paesaggio è una equazione sempre differente e in costante movimento entre le pratiche di vita e le